La leader del centrodestra è una donna, si chiama Giorgia Meloni e è orgogliosamente non femminista. Non basta avere la vagina per essere una donna, non basta avere la vagina per essere femminista, non basta avere la vagina per avere a cuore i diritti delle donne e delle cosiddette minoranze, anche se anche questo è un termine che si, secondo me, dovrebbe un attimo, si presta a delle interpretazioni. Ecco qui. Per esempio, io non credo che le donne siano una minoranza, sì, forse sono una minoranza all'interno del dibattito pubblico, ma non sono certo una minoranza, nella società, nel mondo e in Italia. Vi faccio un esempio che viene un po' dall'altro mondo che io ho, un po' bazzico, che è quello della televisione e del cinema, che io ho studiato per tanti anni. Ho visto un dialogo di recente tra due registe molto brave, di cui una Olivia Wilde, l'altra purtroppo non mi ricordo il nome, che dicono che da quando loro sono diventate registe hanno cercato di portare la loro esperienza di attrici nel modo di gestire il set. La prima regista candidata all'Oscar era italiana, è italiana perché è ancora tra noi, Lina Wertmüller, e invece gestiva il set esattamente come se fosse un uomo. Ecco, io penso che non basta essere donne per cambiare, come quello che chiami tu, il modo macista e fascista di gestire la cosa pubblica, e nella cosa pubblica io ci metto anche il partito, i partiti, o come li vogliamo chiamare adesso, i movimenti, gli asili, Mariuccio. Penso che ci voglia una sensibilità non solo femminista, ma completamente, completamente diversa. Questo lo trovate in qualsiasi testo femminista, il punto non è cosa hai tra le gambe o all'altezza del petto, è quello che c'hai nella testa, è la tua sensibilità e la tua storia. Per lo stesso motivo io sono molto critica nei confronti delle quote rosa, però mi sa che ci toccano e ci beviamo questa amaro calice.